Buongiorno, se mi vedete così è già notte, mi vedete così in uno stato fantastico e con le voci sottofondo e appunto la TV accesa. Comunque mi vedete in uno stato molto bello perché non sto molto bene, non so perché, ma tipo mi fa male la gola, cose del genere. Ho un po' di tosse, eccetera. Ragazzi, volevo farvi vedere, non so se si vedono, ma tipo le mie unghie, ecco. Questa è la mia unghia. Potrebbero non sembrare chissà che unghie giganti, però per una che tipo se le mangiava fino a che non arrivavano qui, è un grande passo avanti. Quindi ora non me le mangio più, sono molto lunghe, abbastanza lunghe. L'altra volta le avevo tagliate, guarda qui. Già mi sono cresciute un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. Perché lunedì non hai postato video? Ragazzi, vi devo dire, scusatemi veramente che appunto oggi ho avuto un sacco di cose da fare. Non ci ho pensato nemmeno di postare il video. Sto lavorando a una cosa che penso che voi avrete visto in questo vlog, esatto. È appunto all'inizio. Che sarebbe appunto questa qui dietro, no? C'è appunto la lavagnetta con scritto "Raga, buongiorno", che ho fatto praticamente oggi. Ecco, che appunto avete visto, diciamo, nella intro, tra virgolette, nell'introduzione del coso. Allora, guardate qua sta roba, ragazzi, è troppo carina. È una benda per gli occhi. Cioè, io quando sto a casa la tengo così, in modo che i capelli non mi vanno avanti e poi la tiro giù quando devo dormire. Comunque, però non la metto ancora. E voglio andare a prendere, tipo, voglio andare a prendere, no, vado praticamente a, non mi ricordo dove avevo lasciato, tipo, le mie candele. Perché, ragazzi, volevo accendere un po' di candele per dare un'atmosfera più carina, vabbè. Ho trovato solamente questa candela qui perché io non ho accendini in questa casa, si perde tutto, quindi mi tocca sempre andare sotto. Ah, ragazzi, tipo il mio outfit è pantalone del pigiama, questa maglia qui, perché tipo prima di iniziare il vlog avevo messo il pigiama, però dopo tipo molto normale. Mi devo sbrigare perché il mio cellulare è al 5%, quindi esatto, mi devo sbrigare troppo. Ok, siccome non c'era un accendino, ho dovuto farlo con i fornelli. Mi è accocciata la cera, vabbè. Ho dovuto farlo con i fornelli e attraverso questa candela qui. Raga, ho già acceso le candele, ora in un passo di magica, tipo così. E ora manca solamente. Ok, sono pronta per andare a nanna. Guardate che bello, mi piace veramente un sacco. E l'ho fatto io. Questo qua, se vi state chiedendo il perché, è qui questa foto, perché è il simbolo del canale. Infatti, appunto, la fotina del mio canale è questa. Ora, ragazzi, il letto è già pronto. Mi devo andare a lavare i denti. Aiuto. Ah, questo vlog sarà come quello lì di Ah, ragazzi, questo vlog mi sono scordata di dirvi che sarà come quello di, mi sembra, venerdì. Non lo so. Comunque, appunto, mi sembra proprio quello. Esatto, è uguale, uguale, identico, perché io lo continuerò anche domani. Voglio dirvi che tutti i peluche che state vedendo sul mio letto, ovviamente, non li metto così per dormire. Li metto un po' più indietro. Specialmente qua i cuscini emoji. Sono quelli solamente con tutti gli emoji. Ok, vi stavo dicendo che tra tutti gli emoji che io ho, ne dormo solamente con pochissimi perché sono i miei due preferiti. Non proprio preferiti, però per dormire io preferisco questi due emoji, che è proprio quello del sonno
che secondo me è il più comodo tra tutti. E questo qua con la faccia tipo disperata. E i peluche con cui dormo sono lui, molto carino, che sta sempre qui a guardare e proteggermi. Poi c'è lui che è Topolino. Comunque, poi c'è questo elefantino qui che è il principale insieme a Topolino. E infine Minnie. Perché se c'è Topolino non poteva non esserci Minnie. E poi c'è questo cuscino qua perché è più comodo. Vi è piaciuto? Vi voglio dire che vi è piaciuto molto il vlog dell'altra volta. Quindi continuerò a farli così, ovvero iniziarli la sera per poi continuarli il giorno dopo. Nel frattempo questo sta tipo... Ragazzi, allora, siccome si sta avvicinando il Natale... A discussione di questa renna che sta qui sulla mia testa, voi vorreste che io faccio i vlogmas, che sono video tutti i giorni? Ovviamente, ragazzi, i vlogmas io non so, è una sfida per me farli, ma voglio riuscirci. Se li volete, ditemelo qua sotto nella descrizione. Sì, nella descrizione, ciao. Ditemelo qua sotto nei commenti. Inoltre farò una stories il giorno che posterò questo vlog su Instagram, dove vi chiedo appunto dove faccio un sondaggio se volete i vlogmas sì o no. E se mi dite sì, ragazzi, se li farò i vlogmas, volevo dirvi che praticamente, comunque, se li farò non c'è problema, non vi cambia niente, solamente che i video sono tutti i giorni, compresa la domenica, il sabato, tutti i giorni, e non farò solamente vlog, ovviamente ci saranno ovviamente molti più vlog, però ci saranno tipo, che ne so, anche video normali, basta che ci siano video tutti i giorni. L'unica cosa che vi volevo chiedere è, io non volevo chiamarli vlogmas, volevo chiamarli in un altro modo. Ditemi qua sotto come potrei chiamarli. Comunque, ragazzi, vi sto parlando un po' alla sera, in modo che voi non vediate lo spezzo, cioè una cosa spezzata, eccetera. Quindi, vi parlo un po' la sera, dopo continuo la mia giornata domani. Ragazzi, già sono tipo 10 minuti che sto parlando, quindi io vi direi che vi mando un bacio. Buonanotte, io faccio tutte queste cose che vi ho detto. E domani continuo questo vlog, appunto, e magari vedo se c'è qualche video da editare intanto, così mi avvantaggio, eccetera. Comunque, nulla. Vi mando un bacio, ci vediamo domani. Di voce, ma non è chissà quanto. Comunque, sto molto male, mi fa male tutto. Ho dovuto prendere un po' di medicine per portare a scuola, perché sennò veramente non sopravvivevo. Comunque, il mio outfit è pantaloni questi qui, questa maglia qua. Questo qui, che poi ancora toglierò ovviamente, e il cappello, perché oggi fa veramente molto 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 freddo. Aiuto. Ora devo spegnere.
vedere quale luci. Comunque, a volte mi ritorna un pochettino, poco, poco, poco di voce, non molta. Ora mi devo mettere semplicemente le scarpe. Sono tornata e sto un po' meglio, non sto bene, però sto un po' meglio rispetto a stamattina. La mia voce è leggermente migliorata, anche se non so se si sente, ma è un po' nasale. Comunque, nulla, ora tipo devo lavarmi i denti e quindi così. Però una cosa, raga, oggi volevo sistemare la mia camera, ma mi sa che non faccio in tempo. Guardate come sta. Almeno voglio sistemare il letto perché è veramente un disastro. Il letto lo devo sistemare per forza perché veramente non è possibile. Però siccome alle 2:30 mi devo vedere in videochiamata con Martina. Un bacio se stai guardando questo video. Devo per forza farlo adesso. Poi non posso continuare molto questo vlog perché lo devo postare oggi, che è martedì, ragazzi, perché lo sto registrando proprio oggi. L'ho iniziato ieri, però lo sto continuando oggi, che lo devo postare, quindi non posso farlo anche chissà quanto lungo. Anche perché ieri l'ho fatto un sacco lungo. Il pezzo che ho registrato ieri, appunto, era gigante. Intanto che sistemo qua la camera per non lasciarvi comunque con un vlog troppo corto, oddio. Ok, appunto volevo dirvi che tipo i vlog, ditemi se vi va bene, i vlog del martedì saranno registrati per tipo 2 giorni. Quindi saranno un po' più lunghetti. Tipo il primo giorno, come ho fatto ieri, inizio di notte il vlog. E così, e dopo lo continuo il giorno. Mentre quelli di mercoledì saranno normali, vlog normali. Anzi, oggi ragazzi, tra poco lo concludo perché devo registrare anche il vlog per domani. Quindi scoprirete cosa succede nel mio pomeriggio nel vlog per domani. Quindi se li mettete tutte e due insieme, è veramente... Avete 2 giorni insieme a me. Ieri cosa ho fatto, ragazzi? Ieri praticamente ho fatto i compiti per tutto il pomeriggio. Poi sono andata a basket. Ancora non avevo finito i compiti, quindi sono arrivata a casa. Li ho fatti. Sono arrivata a casa tipo verso le 7:30. Sì, 7:30, 7:15, così. Molto tardi, ragazzi. E ho finito i miei compiti perché ovviamente ce ne stanno a dare molti. Per questo abbiamo... Siccome io e Martina facciamo i compiti insieme, che è una della mia classe, Martina, per chi non lo sapesse, ci ho fatto anche una live. Facciamo sempre i compiti insieme, tutti i giorni. Appunto, tutti i giorni abbiamo detto che faremo i compiti, a parte quando io avrò allenamento alle 3, che è ogni mercoledì. Appunto, di iniziare i compiti alle 2:30 perché veramente ce ne danno un sacco e quindi se iniziamo tipo verso le 3 già non va bene perché io di solito allenamento alle 6 e credetemi ma non facciamo in tempo anche perché facendo insieme un po' più di tempo ci mettiamo anche perché tipo li facciamo così, tipo un esercizio, no? Ci sono dentro un esercizio c'è tipo, che ne so, 5 domande. Allora io rispondo alla prima, lei risponde alla seconda. Poi io rispondo alla terza, lei risponde alla quarta. E così via, ragazzi, in questo modo noi facciamo i compiti. Cioè, comunque, però, ragazzi, secondo me è molto meglio farli a coppie i compiti invece che individuali, perché in modo che voi non avete solamente la risposta vostra, che magari per voi è super giusta, però in realtà poi capite dalla correzione della compagna che in realtà non è giusta. Quindi è molto meglio secondo me correggerli, cioè farli insieme i compiti. Io intanto vi sto parlando, intanto sto facendo il letto, perché almeno questo lo devo fare, ragazzi. Il letto, non voglio arrivare a casa da basket che c'ho da fare il letto. No.
così. Ce l'ho già pronto e già, secondo me, la camera non è così tanto disordinata se il letto è già fatto. Se il letto non è fatto è tipo disordinatissima, anche se la mia camera è un disastro. Ok. Allora, il letto l'ho praticamente così fatto, mi manca da mettere i cuscini, poi oggi devo, se faccio in tempo, devo finire il lavoro che vi stavo dicendo ieri. Quindi, stamattina però ragazzi, praticamente mi sono messa questa felpa sopra il pigiama. Quindi me la tolgo perché a me piace fare i compiti in modo molto comodo. Allora, gli occhiali me li tolgo perché mi gira la testa dopo un po' che ce l'ho, perché io non ci vedo da lontano, non da vicino, e stando sui libri appunto è questione da vicino e mi dà fastidio gli occhi poi, quindi aiuto. Ok, ora devo mettere tutti i miei cuscini, quindi iniziamo subito con il primo e intanto magari vi parlo in modo che il vlog non rimanga troppo corto. Dopo questo, ragazzi, purtroppo dovrò chiudere il vlog. Anche se, ragazzi, ieri tipo ho parlato 10 minuti, quindi 15 minuti un vlog è venuto. Comunque, praticamente, scusatemi, ma tipo devo chiuderlo subito, subito, subito. Non proprio subito, però nel senso, adesso finisco di sistemare il letto, magari sistemo anche altre cose, eccetera, però lo devo chiudere perché appunto poi inizierò a vloggare per domani. Comunque, domani tranquilli che esce appunto la continuazione di questo vlog, quindi non c'è problema appunto. Mi avete visto lanciare i cuscini perché appunto li devo lanciare per metterli qua. Allora, questo va qui sopra il letto così. E io i miei cuscini hanno un ordine ben preciso, quindi li devo mettere in ordine. Comunque, volevo dirvi che appunto, come vi stavo dicendo prima, non preoccupatevi perché se volete, se siete curiosi di vedere cosa faccio oggi, non preoccupatevi perché appunto lo vedrete nel vlog di domani, quindi non c'è problema. Ok. Allora, il letto è fatto. Ora, siccome sono le 1:56, vedo se riesco a sistemare la camera perché non lo so, non ne ho idea se riesco o no, perché veramente è un disastro, vi faccio vedere così. Cioè, mi metto sopra il letto e vi faccio vedere. Ecco, questo è il disastro che c'è nella mia camera. Non so se ci riuscirò. Ora vedo, però comunque per scoprire se ci riuscirò a pulire la camera, sì o no, andate a vedere il vlog di domani. Vi mando un bacio, iscrivetevi e ciao!